Bentornati qui su Super Mario Bros. 3, Jack Game che vi parla e oggi siamo qui per affrontare il mondo 5, che a giudicare dalle nuvole, in realtà non so cosa sia, è l'ennesima isola però circondata dalle nuvole, quindi potrei dire che è il mondo delle nuvole. Oh, eccoli! Fastidiosi. Vabbè, ho controllato le nelle. Io quelli non so come si chiami in realtà. Mi viene da chiamare Summonelle quelle lì, però. Le nelle, nelle sembrano nelle. Ma comunque sia, benvenuti anche ai catenacci e a loro. Che cosa fanno? Ok, non sono come... Ok, più o meno sono come loro. Gli Yoshi Island questi qua ti seguono. Qua invece... ecco, fanno così. Ecco, accompagnate anche dalle summonelle. Anche le summonelle finché camminano così... non sono difficili, però... Stella... mancando tutti. Sapevo che c'era un di loro. Una vita quando tipo ne ho solamente due adesso. Mi sono un anno. C'è dato la foglia P. Oh, bella. E non c'è più tanto spazio, eh. Dov'era? Ok, era qua. Ah, questa era qui? L'unico che non ho fatto è questo tipo? No, ok. Sappiamo dove è la prossima volta, perlomeno. Sempre che me ne ricordi. Quanto è bella sta musica. Ah, la principessa Peach ce l'ha date due di quei cosi. Di foglie P. Non pensavo potesse dare più di un oggetto. Forse è un mondo delle nevi, c'è cioè bianco tutto. Oh! Dov'è sto coso? Cos'è sto coso? Non ho idea, io sono andato qua per prendere cosa, pensavo fosse morta qua. Quei tubi non sono nemmeno solidi. Cos'è sta storia? Ehi! Adesso c'erano tutte queste monete per poi morire. Acqua. Oddio, il quiz della vita. Ok, strano come posto. Oh, ecco perché sono fastidiose. Ti odio per questo. Quanto è fastidioso, loro prendono i blocchi e vi ammazzano. Ok, almeno funziona. E faranno sempre così. Appena c'è la discesa, sono lì a aspettarvi. Ho ucciso la pianta dentro sul tubo. Summonella. Summonella. Mi avrebbe colpito se fosse rimasto da sopra. Questa te la prendo io, ciao. Livello fastidioso! Ah! Si spaccassero dall'impatto direi, ok. Ma ste qua scivolano tutto il tempo. Vabbè, uno è despawnata perlomeno. Ah! Crepa. Era il livello dedicato alle summonelle, a quanto pare. Così le chiamo. Purtroppo questi crediti non fanno vedere i nemici. I nomi dei nemici. Anche perché qua mi sa ce ne sono anche un bel po'. Casa Todd. Ok. Oh, bella. Minchia. Con che culo. C'è tipo un rario tempo difficile da prendere in tasca il soggetto. Di solito li trovi nei livelli nascosti delle warp zone. E siamo qui. Ovviamente qua non si vede il castello grande, ma si vede una sottospecie di montagna. Beh, io direi di fare il castello. Ma anche se questo castello non salva niente.
me lo fai fare, vero? No, non me lo fa fare. Volevo volare, ma... Volare... Vabbè, tanto qua dentro era un po' impossibile volare. Passaggio solamente se sei grande. Vabbè, tanto così qua ce l'ho. Non ho capito. Ok, sì, mi dai la foglia, però... Io qui non ci arrivo comunque. Ah, no, foglia! Bella. Qua sono salvo? Sì. Però le scale sono programmate per essere qui. Ma ti venisse... Non è nemmeno comparso sullo schermo. Tubi arancioni, cosa fanno? Mi sa che non mi sganciava dall'altra parte di quello che dovevo prendere. Aia, ma sono un cretino io. Qua sono un po' fritto. Wow. Grazie. Ok. Boom boom, sei dietro sta porta? Sì, ma ho paura. Di che fine farò? Ho fatto un salto piccolo, no! Ripeto, qua non sembra esserci c'è poi, ma tanto due livelli ho fatto, però non so. Si vedrà. Che cosa combina sto castello non lo so, però lo vedremo. Ora che non sono più grande, però non posso prendere più il cavolo. Avevo un fungo in tasca, l'ho usato. Ok, sono riuscito a schivare. Divino Dio. Bella. Voglio tornare indietro? No, non voglio tornare indietro. Potevo andare indietro per prendere il coso, però... La voglia mi manca. Sali! Aia! E boom boom, ci rivediamo nello stesso stato di prima. Non so che poteri avevi, non me ne frega. Ok, qualcosa fa. Va bene. Tanto queste cose le uso solamente per fare niente alla fine. Però vedi che anche quelle lì mangiano il fiore azzurro. Guarda qua. Sembra che voglio intendere che esiste già un fiore di ghiaccio. Sì, a quanto pare il fungo l'ho usato. Fungo. Ok. È un livello al contrario, vero? Bella. Ah no, bello un corno. Niente, un'altra fregatura da parte di Super Mario Maker. Non si può, no, non si può. Guarda, sarà un blocco laterale, ma intanto aspettavo che la bomba esplodesse. Ho detto fiore di fuoco, ma alla fine è quello. È una pianta di fuoco. Ci fanno fare il livello così, serio. No, non si può prendere niente. Loro sono semplicemente piante nere che fanno da spine.
Niente di che. Ah! E io ovviamente capito su un altro nemico spinato. Ok. Non dico niente. Sto punto tanto vale fare game over. Più come niente così. Mi dà 4 vite e non perdo livelli. Perché sono qua. Il castello si salva, che è già fatto, quindi. E se quel tubo fosse stato vicino alla casa di Todd, avrei una casa di Todd gratis. Però no. Già che ci sono, andate come sbarazzare gli stimoli che ho con il nostro inventario. Vi faccio vedere cosa fa. Vi fa andare qui e top, vi fa superare un livello. Stessa cosa al contrario. Però poi non lo potete più superare. Quindi ho per sbaglio usato un oggetto. Sono stupido. Niente. Buongiorno a voi. Oggetti più importanti. Coso spinoso, via. Via. Super Mario Maker, quelli con gli stivali si possono utilizzare. Se uccidevate il Goomba all'interno. Monete, ok. Bello. Aspetta. Andato. E proprio non volete darmi neanche un lurido fiore di fuoco, eh? Mi sa che sto qua già alla fine del livello. Avrei potuto metterlo direttamente attaccato, ma... Che volete che vi dica? E direi che sono anche quell'oggetto giusto per loro. Non è arrivata a fine livello, vero? Ah, questo qua forse ci arriva. Scendi giù. Non scendono giù, serio. Aia, sapevo. Adesso scendi giù, eh. Ah. Codardi. Evitate una stupida stella. Guarda, lo uso su di te la stella. Il migliore. Oh, questo è utile. Oh, vedete che capite. Allora, questo qua è come un dungeon, avete visto la piramide, ma alla fine è un livello normale. Non voglio usare il talonchi, compro un oggetto. Oh. Va bene. Alla fine un castello. Ma che... A me sembrava tipo una montagna, un'altra piramide.
castello come gli altri. Però probabilmente è un castello che non ti sblocca altre strade di scorciatoia. Ok. Via top. Tutto pare dedicato ai top, non lo so. Non ho ancora capito che cosa dovrebbe rappresentare sto mondo. No, loro, aia. Non mi aspettavo di rincontrarvi qui. Mi ricordavo di voi nel deserto, però. Oh. Ok. Queste sono queste sfere. Vabbè, alla fine questi blocchi rappresentano un castello, però il castello fatto con i blocchi sembra proprio la Super Mario Maker. Una pianta blu. No, ok, in realtà è solamente il cambiamento di texture che c'è ad ogni livello. Ah, ok, così. Ho capito, ho capito. Là è tutto minuscolo, se vedete. Probabilmente è come un tubo che ci ha portato sulle nuvole. Da quell'altra parte si vedeva noi. Che c'erano le nuvole di sopra. Ho capito, ho capito. Adesso è il mondo delle nuvole. Quello lì serviva solamente per arrivarci. E infatti qua, diamine, ce ne sono di mondi. Ok, non posso rimanere senza cose, quindi... Questo come si sblocca, scusa? Ah, il castello qua di sotto. Ok, io teoricamente questo livello lo posso tipo finire subito. Tanto dopo che... Quello resta fermo, serio. Dopo che finite il livello ritorna una foglia tanuki normale. Non ve lo toglie completamente. Bello livello. Sto parkourando da Dio. Proprio alla fine devo vederti. Allora via. Comunque sì, alla fine sì, è il mondo delle nuvole. 5. Blocco laterale? No, non è un blocco laterale. Stranissimo. Però ieri è un mondo fatto tutti di questi blocchi qua che neanche respawnano. Ah, è caduto lì sotto. Come? Bella, 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 dammela qua. Ehi, non era giù. Oh, bisogna... Ma... Ok, mi sono dimenticato che cavolo si faceva. Perché non mi fa? Non mi fa trasformare in statua. Ho dimenticato come cavolo si fa. Mi sa che era un bug. Ero tanuki prima. E solamente tanuki. Poi si è preso anche tutta la tuta, probabilmente è un bug. Tripla stella! Oddio, neanche mi sono accorto. 5 vite. Ok. Utile direi. Vabbè, ho perso un tanuki inutile, tanto era buggato, quindi... E mi dà una foglia, va bene. Sempre più accettato di un fungo. Questo che è inutile, sì, sì. Quella fortuna... Ma che fortuna sto avendo oggi? Cos'è sta storia? Altro che poche vite in questo gioco. Madonna. Con tutta la fortuna che ho avuto adesso, probabilmente qua ci crepo 11 volte come le mie vite. I livelli con le nelle.
Sì, ecco, ho anche perso la cosa che mi avrebbe salvato. Un sacco. Guarda quelle anelle, sono tutte così, parkour sulle anelle volanti, paranelle. Ok, grazie. Perlomeno qua ti aiutano un po' con i blocchi. Anche perché queste anelle sono minuscole. Non ci sono più anelle. Oh no, te. Non so il suo nome, ma vola, ti sputa le fiamme, cane la coda, poi quando finisce la coda viene e esplode in faccia a te. E se non sbaglio respawna, quindi proviamoci. È come il Lakitu, ti segue ovunque. E a proposito di Lakitu, adesso metterò Lakitu alla fine di ogni livello solamente perché è il mondo delle nuvole. Ti prego non mettermi i livelli pieni di Lakitu solamente perché sono il mondo delle nuvole. Qualcosina, una trattuta tanuki magari? O vuoi di usarne una, ma ne vuoi una di scorta, diamo. Forse per il castello? Vabbè, il fiore comunque sia utile, è gradito. Prima che te scappi, però, ti voglio uccidere. Quello davanti è il più pericoloso. Ecco, perché se sei all'ultimo piano ci arriva, vabbè. Yuppie, date la vostra stupida radio. Ok, andiamo. Ora. No. Grazie. Madonna mia. Oh. Cosa sto combinando qua? Scusate, io interrompo un attimo qua il video. Non è stoppato, metto un attimo in pausa. Per voi sarà solamente un taglio. Ok. Scusate l'interruzione brusca. Ora facciamo quel che dobbiamo fare. Con questa. Buongiorno mondo. Ma anche vengo reindirizzato in questo livello. Guarda questi qua che ci provano tutti a raggiungermi. Comunque teoricamente siamo sopra un livello, ho un castello però. Non dico un castello. Oh no però. Ehi, ma mi tende mai agguato. Non ne potevo lanciare più, a quanto pare aveva superato il limite. Ok, facciamo il castello. E vabbè, iniziamo subito, tutto l'abico. Mi aspettavo qualcosa come il paradiso. Adesso c'è l'inferno. Sembra un livello dentro un vulcano, più che altro. Sembra magma al muro. Sì, quella fiamma sfida le leggi della fisica, però. Vai via. Oh, che cacchio, anche te devi essere colpito dalla coda, diamine. Questo è solamente un invito ad andare veloci, e in un livello come questo non bisognerebbe andare veloci! Perché la stella non para dal fuoco. Dalla lava, più che altro. Grande. Mi stavo dimenticando che un livello fatto così. E se non sbaglio non c'erano neanche blocchi col fungo. Beh, tanto te qua c'è solamente una stella. Che però può essere utile. Oh, stavo anche per evitare. Sprecate completamente sta stella.
Suicida! Mi ero confuso, ok. Fammi andare avanti, per favore. È inutile usare costume da multipla, non ci sono cose che colpiscono. Au! Non perdere le vite così, Mario! E fammi stare qui, diamine! Che rossastro in questo livello. E adesso aspetto ogni volta che passino. Fungo suicida. Ok. È grande. Boom boom, fatti uccidere. Ora. Non dirmi che adesso tutto il coso è sulla lava. Vabbè, no, tutto male. Fatti uccidere. No, no, no! Mi tiri anche un cazzotto così? No, non ci sto. No, ok, no. Stavo scherzando, volevo uccidere tipo la stella. No. Ok. Si vede la palla di fuoco, aspetto che... E poi vado. Oh. Boo. Fammi sconfiggere. Boom, boom. Battuta del secolo. Addio. Tra l'altro non è che ho subito danno, quindi ciao, ciao, ciao. Ok, ho sbloccato un passaggio e c'è le carte. Ormai non è rimasto molto, sono rimaste anche le cose più sgrause. Tra qua almeno, sì. Era, dove era? Ok. Di solito non sono mai vicino le due cose, quindi. Abbiamo finito il coso. Tanto ne comparirà un altro, ma da zero. Com'è sto livello? Molto parkour, ovviamente, sulle nuvole sempre. Ma non mi ha fatto! Non mi ha mosso quella dannata coda. Che sembra impetante nella coda, però è così. Ciao! Lo so che non mi piacerà che sto schivando così i livelli, però. Via. Buongiorno Lakitu, arrivederci Lakitu. Mi seguirei per tutto il livello per caso? Era questo il tuo intento? Perché se era questo il tuo intento, meno male che me ne sono andato. Te ne vai? Grazie. Una vita, bene.
all'ultimo livello prima del coso. Con cosa intendo boss? Nave, castello, quello che è. Dai, carino voglio trovare comunque. Così. Con i pedali. Dato che finalmente ti volo. È l'unico e primo gioco di Mario che non ha come dico le pedane. A parte, vabbè, sembrano vecchiare. Sono così trasparenti, però. Fammi, è un libero scorrimento, purtroppo, in diagonale per giunta. Vedete, lui spara tutta la sua coda e se non lo uccidevo è pieno di questi cosi. No! Ti odio. Fatelo dire, ti odio. Almeno con questo forse riuscirò a ucciderlo. Ok. No, no, ok. Oh, sto rischiando la vita. Questo qua non si fa colpire. Fatti colpire! Adesso mi risponde su di me. Ha ucciso l'altro! Che ha ucciso però anche me così. No, io sono scivolato, ok. Un blocchino magari con qualcosa dentro, affrontare quelle palle non è molto utile. Vattene. Il punto è che se provo a schiacciarla cado di sotto. Crepa. No, ma vedi, non posso pensare a lui. Sto perdendo tutte le mie vite qui. Lasciatemi passare. Non è neanche difficile con lui, è come tutti gli altri. La stessa, però grazie a un blocco magari con qualcosa all'interno, se possibile. Buongiorno. Palla di latte. Ah! Piantala! Vattene te! Va bene. Tanto so già che me la toglierà tutta. Non so perché lo stavo facendo. Non riesco ad andare avanti. Stupido livello. Inizio a criticarti ora. Non ce la faccio. Scusate del taglio. Per voi saranno passati neanche un secondo. Per me è passata una settimana. E sto riregistrando tutto il gioco. Ho dovuto ricominciare da capo il gioco perché dopo quella clip, l'ultima che avete visto, ho registrato il giorno dopo e ho registrato tutti gli altri mondi dopo, ma non me li ha salvati il computer.
Quindi, se vedete qualche cambiamento e qualche più mappino nell'inventario, è perché ho ricominciato a giocare a capo dopo averlo finito. E se ricominciate dopo aver finito il gioco, Peach vi riempirà di queste piume. Di queste piume. E io ho provato a usare il più possibile per arrivare qua per toglierne di mezzo. Infatti non ho fatto tutti i cosi, io l'ho fatto in video, tutti i livelli. Quindi, questo livello non ricordo particolarmente, quello che mi fa scrivere di più quando l'avevo fatto prima, o meglio 5 giorni fa, tipo, perché è passata una settimana, ripeto, mi fa scrivere perché ero nano e non avevo oggetti quando ero qui. Quindi so che non ne abuserò troppo di questi, perché ma questo livello me lo ricordo, è stato uno di quelli che mi ha fatto più sclerare. Perché? Perché qua ci sono dei nemici fastidiosi. Veramente troppo fastidiosi. Comunque sia, sì, lo so, è un po' ingiusto che abbia queste foglie prima, il gioco che mi dà. E poi, se ricominci il gioco dopo che l'ho finito, dovrebbe esserci anche una cosa extra alla fine. Quindi io lo sto facendo proprio dopo. Vediamo cosa succede, non ho mai provato a rifarlo dopo. Ecco chi sono, i maledetti. Questi qua. Da nano era davvero difficile, perché qua non c'è un blocco che ti dà power up, non c'è niente. E sti cosi sono difficili da sconfiggere se non si ha qualcosa per volare, per l'appunto. Anche perché dopo ti sputano tutte le palle che hanno nella coda, diciamo. E una volta finite vengono lì spogliati in faccia. Boh, con questo è stato sciallissimo. Probabilmente anche solamente con una coda tanuki normale sarebbe già stato qualcosa. Tanto adesso non è più una foglia P, quello che è. Non ricordo come si chiama questo oggetto. E andiamo al castello direttamente. Avevo anche più vite perché non sono morto tutte le volte che avete visto in video. Ebbene, mi sto a riguardare stupendamente. Parla in fretta, su, vuoi andare avanti. Non avete idea di quanto stress abbia dopo aver saputo che non aveva registrato tutti i video che ho fatto da qua in poi. E quindi si ricomincia. Vabbè. Stavolta backup lo tengo, va? Tanto che si possono fare più spy e salvataggio in diversi cosi. In diversi file. Ok. Questa nave non era complicata, ma anche questa ho dovuto affrontarla da nano, mi ricordo l'altra volta, perché se non ci sono oggetti nel scorso livello, anche qua non ce ne sono. Ovviamente. Doveva arrivare il momento in cui c'erano pochi gli oggetti. Ah, io te mi ricordo, sei quello trollone, ok. Ero rimasto bloccato anche qua per un po', mi ricordo. Proprio perché non avevo niente, ero morto tipo 3 volte qui. E questa zona ti frega, la visuale, non ci capisci niente. Sti cosi qua non capisci dove sparano. Pur essendo ovvio in un certo senso. E non ero mai riuscito ad arrivare qua senza essere colpito, quindi grande. E qua abbiamo Roy. Sì. Che spesso non troviamo nel mondo delle nuvole, nel mondo delle nuvole si trova qualcun altro, però quel qualcun altro lo troviamo sempre al penultimo mondo, e questo qua non è il penultimo mondo, quindi ha senso. Mi ha danneggiato un attimo Roy, ma andiamo avanti. Anzi, andiamo avanti in realtà per me. Per noi abbiamo praticamente finito, perché abbiamo finito questo mondo. Io devo fare solamente sta clip di questo mondo e tutto il resto l'ho già fatto in precedenza. Scusate per questa cosa che è successa, tanto a voi non è che cambia la vita, ma sì. E lei ci dà una nuvola, vabbè. E il prossimo mondo, la prossima volta affronteremo questo mondo. Mondo delle nevi con una musica orribile, direi. Quindi noi ci vediamo alla prossima, vi ricordo che è tutto e ciao ciao!